benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dunque, è un tema particolare quello che mi ha lasciato Don Pietro. Io ho cercato di pensare, di passare ad altri la cosa, non perché non volessi, però non so quanto il mio linguaggio sia comprensibile o adatto ai giovani. Proviamo. Poi se c'è qualche problema mi fermate, mi chiedete senza... non ci sono problemi da parte mia. Allora, fede e gioia sono due parole che, se voi andate dai vostri compagni, dai vostri amici e gli dite se possono stare insieme, queste due parole vi dicono di no, probabilmente, la maggior parte delle persone, no? Proprio perché la fede è vista come un qualche cosa che riceviamo da altri, addirittura che ci è imposta, per cui non può portare la gioia alla felicità. E dall'altra parte la gioia è qualche cosa che nasce dal sentire comune, un po' dal proprio cuore, dalle emozioni. Spesso la leghiamo molto nel nostro mondo alle emozioni, quindi le cose che ci piacciono a pelle, che prendono un pochino tutti i nostri sensi, danno maggiore gioia. E allora queste due cose sembra che proprio non possano andare insieme. Ecco, 10 giorni fa il Papa in una catechesi ha parlato del desiderio di Dio, partendo dall'inizio del catechismo della Chiesa Cattolica, e ha visto come il desiderio è l'unico, il desiderio di Dio è l'unico che può legare insieme queste due parole, fede e gioia. E lui ha fatto una bellissima catechesi, forse un pochino complicata, molto bella, proprio sulla necessità del desiderio di Dio. La prima cosa, diciamo così, che bisogna sviluppare è proprio questo desiderio. Se non c'è un desiderio di Dio nel nostro cuore, non può esserci neppure la gioia di appartenergli, di conoscerlo, di stargli dietro e quindi di testimoniarlo poi agli altri. Della testimonianza so che avete già parlato la scorsa volta con Don Enrico. Ecco, sono poi tutte cose che si legano insieme fra di loro. Ecco, quindi la fede e la gioia. Ecco, la fede deve essere quindi qualcosa non come che ci viene imposto, qualcosa che arriva dall'esterno, ma qualcosa che facciamo nostro, che capiamo. Ecco perché i teologi dividono la fede in due tipi. La fede come conoscenza, cioè io so che Dio è Trinità, c'è un Padre, c'è un Figlio, c'è lo Spirito Santo, e quindi imparo tutte le cose che derivano da questo. Quindi so che Gesù Cristo è nato, so che è morto, che ha patito per noi ed è risorto. Questa è la conoscenza. E poi c'è la fede invece come fiducia, che è qualcosa che comprendiamo molto meglio. Cioè, quando sentiamo di fidarci di una persona, vuol dire che c'è stato qualcosa prima. Altrimenti siamo come i bambini piccoli che giustamente si fidano di chiunque, però manca una base, diciamo così, poi per proseguire in quella fiducia. Quindi la fede la dividiamo in questi due aspetti, che sono importanti tutte e due, ma dal mio punto di vista personale è più importante la seconda. Se c'è la fiducia, nasce il desiderio di conoscere. È quello che succede fra di voi, no? Quando si conosce una ragazza, anzitutto deve scattare la fiducia nei confronti, così viceversa, no? Deve scattare questa fiducia nei confronti dell'altra persona e poi il desiderio di conoscerla. Sarebbe piuttosto squallido se io andassi da una ragazza e chiedessi la carta d'identità, il conto in banca, le referenze personali e poi in base a quello facessi scattare qualcosa nel mio cuore. Purtroppo è un po' un meccanismo che funziona.
messaggi attraverso i siti di conoscenza oppure attraverso il gruppo Facebook. Allora, bisogna sapere essere un pochino attenti. Occorre prima una relazione, una conoscenza, e poi allora scatta, diciamo così, anche il desiderio di approfondire. Logicamente non si può andare avanti al buio tutta quanta la vita, però deve esserci prima questa fiducia che scatta nel nostro cuore, che noi chiamiamo poi, quando è un po' più che fiducia, innamoramento. E così nei confronti del Signore, anche se non lo tocchiamo, non possiamo vedere, non possiamo conoscere direttamente, deve nascere questo desiderio di fare esperienza di Lui. E poi tutto il resto viene dopo. Se io non amo Cristo, e quindi come persona, come colui che è venuto nella mia vita, non scattano poi tanti altri meccanismi che danno la gioia della fede. Basti pensare a un mistero grande che tutti quanti abbiamo davanti ai nostri occhi, che è quello dell'incarnazione. Cioè, cos'è l'incarnazione? Cristo che ha deciso, per volontà di Dio, di venire in terra, quindi di pigliare un corpo come il nostro. Ecco, da questo mistero dell'incarnazione nascono un sacco di cose splendide. Logicamente non è semplicemente sapere che Dio si è incarnato, che è nato, che è diventato embrione nel grembo di Maria, e poi dopo 9 mesi è nato a Betlemme e tutti quanti erano intorno a lui. Il fatto che abbia preso un corpo, il nostro corpo materiale, vuol dire che Dio ha una grandissima stima del nostro corpo. Altrimenti avrebbe potuto fare come si immaginava nei greci, no? Una bella apparizione, sì, prendere magari il corpo, poi diventare semplicemente mezzo Dio, semidio, no? Invece no, ha scelto il nostro corpo. Quindi vuol dire che ha grande stima di noi, della nostra materialità. Non definisce, non pensa Dio che il nostro corpo sia uno straccio. E allora di qui nasce l'amore per il nostro corpo. Vedete come a un mistero di Cristo o dell'esistenza di Dio nasce qualche cosa di importante per la nostra vita, parla alla nostra vita. E ugualmente anche il fatto che Cristo sia risorto dai morti è un mistero grande, lasciato alla nostra fede completamente, che ci dice anche qui l'importanza che non solo del nostro corpo così com'è, ma che questo corpo ha un destino eterno, per cui il Signore ha deciso non di lasciare sempre quel corpo lì nel sepolcro e andarsene via nella gloria, libero da quel peso come pensavano i greci, ma ha pensato di glorificarlo tutto e di portarselo dietro. Uso questo linguaggio un po', anche se non è teologico, però è più chiaro. Ecco, di qui nasce la consapevolezza che noi siamo fatti per grandi cose qui in terra. È importante il nostro corpo, è importante la nostra vita, Dio ci ama, ed è importante anche per qualche cosa che va oltre la nostra vita. La resurrezione di Cristo quindi ci dice che il nostro corpo parla già di eternità, se noi lo leghiamo a Cristo, se noi ci lasciamo coinvolgere da Lui. Ecco, quindi se noi riusciamo a far scendere nella nostra vita il linguaggio della fede, quello che noi crediamo, e lo sentiamo vivo dentro di noi, allora nasce anche la gioia. Altrimenti la fede è un po' come quello che studiamo a scuola. Possiamo conoscerla molto bene, possiamo sapere tutti i suoi risvolti, anche i minimi dettagli, però non ci coinvolge. Il miglior teologo, dal punto di vista della teologia, come conoscenza e basta, non come esperienza, come fiducia, ma come conoscenza, è il demonio, il diavolo. Conosce il mistero di Dio perfettamente, ma gli manca completamente la parte della fiducia. Quindi, se il demonio conosce molto bene il Signore e lo ha definito nel Vangelo, se voi scorrete, gli dà anche degli splendidi titoli, dice tu sei il figlio di Dio, il figlio di Davide, manca soltanto un titolo che non riesce a dargli, che è quello di Signore.
perché il Signore vuol dire che io sento bisogno della persona, mi devo fidare di quella persona. Gli altri titoli riesce a darli perché non deve coinvolgersi in quei titoli. E così, visto che noi dovremmo essere un pochino meglio del demonio, abbiamo molte più possibilità di lasciarci coinvolgere da quello che diciamo. Ecco, io credo che voi siete stati qui a Madrid, quasi tutti. Comunque, se siete qui stasera, se state facendo questo percorso, qualcuno di voi è stato a Madrid, alcuni, pochi, andranno magari fino a Rio de Janeiro per la giornata mondiale della gioventù, direi che riuscite nella vostra vita a far coincidere gioia e fede, altrimenti chi ve lo fa fare? Dicevo prima, però ci sono un sacco di persone accanto a voi della vostra età che assolutamente non riescono a farle coincidere. Per cui essere cristiani, sentire già in qualche modo un legame, fede e gioia, vuol dire essere anche testimoni. E allora, senza entrare nell'argomento che già vi ha fatto molto bene Don Enrico, è necessario capire come poter portare questo messaggio ai vostri amici e ai vostri compagni. Ecco, il desiderio di Dio, vi dicevo prima, un po' il punto di unione, come ci rivela il Catechismo, per mettere insieme fede e gioia. Qualcuno vi potrebbe dire: io non ho nessun desiderio di Dio, addirittura non ho bisogno di Dio. Sono tanti che credono di non averne bisogno, no? Allora bisogna muoversi un pochino dai tanti desideri che noi abbiamo nella nostra vita. Da quando ci alziamo al mattino, che ci viene fame e abbiamo voglia di una cosa particolare, al desiderio di incontrare quella data persona, che magari appunto non ci fila, ma noi vorremmo che ci degnasse di attenzione anche qualche cosa di più, fino a, non so, desideri un pochino più a lungo termine, quindi desiderio di riuscire bene a scuola, di avere un lavoro fisso e così via. Ecco, tutti questi desideri partono dal profondo del nostro cuore e ci muovono nella giornata, in quel momento o nella vita a procedere verso un punto. Diventano un punto verso cui siamo attirati e ad ogni desiderio che riusciamo a dare compimento, che riusciamo a realizzare, lì scatta la gioia. Per cui il desiderio di quella cosa, piccola o grande, ripeto, fa scattare in noi una fiducia in noi stessi, ci fa trovare i mezzi e anche la conoscenza per raggiungerla e una volta che l'abbiamo raggiunta scatta in quella gioia, siamo soddisfatti. Ecco qui i tre momenti: la fede come conoscenza, la fede come fiducia, abbandono e la gioia. Tutti quanti riassorti. Quindi noi ogni giorno, ogni momento, tranne quando cadiamo in depressione, che non ci capiti spesso, noi facciamo questo procedimento, uniamo la fede e la gioia nelle piccole cose. Ora, queste piccole realizzazioni, piccole o grandi, ripeto, realizzazioni, non possono dare una gioia che sia duratura e soprattutto che sia eterna. E il Santo Padre nella sua riflessione proprio di 10 giorni fa quindi dice che deve nascere nel nostro cuore, sicuramente c'è nel nostro cuore un desiderio più profondo di gioia in gioia, di realizzazione in realizzazione. Noi scopriamo che il nostro cuore è capace di cose sempre più grandi, di mete sempre più alte, e così anche, diciamo, le nostre capacità che riusciamo a tirare fuori dalla nostra vita si sviluppano man mano che cresce il desiderio. E il desiderio profondo, se uno ha un attimo per fermarsi ed entrare nel suo cuore, è sicuramente quello di Dio, che poi uno riuscirà magari a dargli tanti altri nomi perché non riesce ancora a dire che è veramente il desiderio di Dio, però sente che il suo cuore non è ancora sazio
E qui c'è la bellissima immagine di Agostino, no? Quindi quel desiderio forte che lui sente nel cuore, che lo porta a cercare continuamente Dio, finché poi scopre che Dio è nel suo cuore stesso. Lui lo cercava fuori in tante cose, ma in realtà Dio era già dentro di lui che lo attendeva, tardi che mai, bellezza tanto antica e tanto nuova. Ecco, pensavo ad una figura che potesse aiutarci in questo cammino, una figura forse poco conosciuta, che è il profeta Geremia. Sì, sappiamo che c'è stato un profeta Geremia, no? Ma non so quanto lo conosciamo. Il profeta Geremia, nel capitolo 15, ad un certo punto si sfoga con il Signore, ma si sfoga pesantemente con Dio, e fa una preghiera nel capitolo 15 e nel capitolo 20, fa una preghiera molto forte, in cui maledice il giorno in cui è nato. Lo maledice e chiede a Dio che lo cancelli dalla storia. È un momento difficile per lui, un momento, potremmo dire oggi, di depressione, non dovuta così a un sentimento interiore, ma è un momento davvero critico. Tutti quanti ce l'hanno con lui. Perché? Perché Dio gli dice quello che devono fare, nessuno l'ascolta, lui continua a ripeterlo e addirittura viene perseguitato, picchiato, gettato in carcere, addirittura in una cisterna, e lui deve continuare a testimoniare la parola di Dio. Ecco, in questo momento di depressione, di scoraggiamento profondo, Geremia dice nel capitolo 15: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. E dice: la tua parola era la gioia del mio cuore. Nonostante fosse un momento difficilissimo, riesce a dire che la fede, cioè la parola, il modo in cui Dio si fa conoscere, la sua parola, è la sua gioia. Quindi capite bene che la fede e la gioia in Geremia sono arrivati veramente al profondo della sua esistenza. Quindi anche nel momento più terribile della sua vita, nessuno lo ascolta, anzi lo perseguitano, lui continua a sentire questo legame. In un altro passaggio, nel capitolo 20, dice: mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato sedurre. Forse avete già sentito queste parole, no? È una traduzione molto, diciamo così, dolce. In realtà non dice questo Geremia, dice, potremmo tradurre in questo modo: mi hai fregato, Signore, io mi sono lasciato fregare. È stato uno scemo. Cioè, sei entrato nella mia vita e io mi sono lasciato prendere da te. E di qui nasce proprio il desiderio, ha un'espressione molto forte in cui dice, non me la ricordo tutta a memoria, nel mio cuore, io appunto volevo andarmene, voglio andarmene via da te, voglio smettere di parlare nel tuo nome, dire non voglio neanche più pensarti, allontanarmi da te, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Ecco, questa non so se è un'esperienza che avete fatto voi, io non ci sono ancora arrivato a questa esperienza, ve la auguro. Una esperienza talmente forte di fede nel proprio cuore che spinge, diventa un fuoco incontenibile, anche quando intorno c'è tutta quanta acqua che desidera spegnere, addirittura nella nostra testa sentiamo il desiderio di spegnere quel fuoco. Ecco, questa esperienza del profeta Geremia ci può aiutare nel nostro piccolo a dare una testimonianza vera, concreta della nostra fede lì dove ci troviamo. Ecco, noi dobbiamo calarci un pochino nell'immagine di questo profeta, nel nostro ambiente. Mi ricollego ancora a un'affermazione che ha fatto il Papa nell'omelia conclusiva del sinodo. Sapete che c'è stato un sinodo sulla nuova evangelizzazione, no? Quindi un sacco di vescovi si sono trovati a Roma da tutto il mondo
per parlare di come evangelizzare. E il Papa poi nell'omelia finale ha dato alcuni punti riassuntivi. Il terzo punto mi pare che sia quello che questa nuova evangelizzazione coinvolge tutti quanti, quindi ciascuno di noi, anche ciascuno di voi. E deve essere fatta attraverso i metodi tradizionali, ma anche attraverso nuovi metodi. Quindi attraverso tutti i luoghi dove può arrivare la fede e attraverso tutti i modi possibili alla fede. Quindi a livello di linguaggio, a livello di modalità e logicamente in mezzo ai giovani e da parte vostra come giovani deve esserci il vostro linguaggio, devono esserci i vostri luoghi. Io ormai sono quasi vecchio, per cui più o meno cerco di adattarmi, però è soprattutto importante ascoltare da voi la vostra esperienza e le porte che riuscite ad aprire per suscitare nei vostri amici, nei vostri coetanei questo desiderio di Dio. Ecco, l'invito, il percorso che possiamo un pochino vedere insieme, così come ci indica il Santo Padre, è proprio quello da sperimentare in noi anzitutto e poi da proporre ai vostri amici, ai vostri compagni. Quello che vi dicevo prima è il primo passo, quello di esaminare quante volte riusciamo a collegare fede e gioia nei piccoli grandi passi della nostra vita, vedere un po' come funziona nel nostro cuore e quindi allargarlo poi al rapporto con Dio. Così come ci riusciamo per le piccole cose, possiamo, più che dobbiamo, possiamo farlo anche per le grandi cose. E poi ci sono altri due passi che ci vengono suggeriti dal Papa, che ripeto, dobbiamo sentire in noi, dobbiamo esaminare in noi e poi aiutare gli altri a compierli. Quello di imparare o reimparare il gusto delle gioie autentiche della vita. Quindi abbiamo detto che mettiamo tante energie, abbiamo tanta fiducia in noi per realizzare determinate cose nella nostra vita, alcune non sono proprio buone, alcune non sono il meglio per noi, e allora lì c'è qualcuno che ci aiuta o noi stessi ci accorgiamo che stiamo sbagliando e allora correggiamo il tiro. Ma occorre esaminare quelle che sono le vere gioie della nostra vita, quindi imparare a selezionarle in modo da mirare su quelle lì e raggiungere quelle che, di cui vale veramente la pena. Quando si è giovani è facile perdere la testa, no? Perdere la testa per mille cose e tutta la nostra vita diventa orientata verso quella cosa. C'era, come si chiama, diceva prima, come ti chiami? Federico. Prima diceva al microfono che l'amore è un assoluto, no? Della vita, giusto? Sì, è vero. È vero. Quello, come tante altre cose, quando diventano un assoluto non capiamo più niente, quindi viviamo un po' come ebeti e se ne accorgono tutti quando ci si innamora, quando si prende veramente un ideale, piccolo o grande, come punto di riferimento. Ecco, ci sono cose che riescono ad essere degli assoluti, altre no. Quindi se una macchina, per esempio, diventa un assoluto della mia vita, possibile che diventi un assoluto, però non è che valga proprio la pena e non ha soprattutto la forza di essere un assoluto, per cui dura poco la cosa. Comprata magari quella macchina in qualche modo poi diventa più che altro una mania e prima o poi ci si stufa, proprio perché comunque la macchina non mi dà, almeno nelle relazioni con una ragazza, se non altro c'è qualche cosa, di amicizia o una realizzazione nella vita a livello lavorativo, no? Con un oggetto, no? Per cui non può essere un assoluto che veramente valga quella parola. E allora giustamente occorre esaminare un pochino quali sono le gioie della nostra vita e ridefinendole un pochino
riuscire a dare una scala di valori, per cui poi valga la pena coinvolgere tutto quanto. Quindi ci sono gioie che danno, danno degli effetti che durano nel tempo, gioie che esauriscono in un attimo. Ecco, se noi facciamo questo percorso di selezione con le nostre energie, con la nostra intelligenza e con l'aiuto di qualcun altro, noi riusciamo poi pian piano a capire che l'unica gioia che veramente può riempire la vita senza togliere le altre è veramente quella di Dio, quindi la fede in Lui. È un cammino da percorrere. Io mi auguro che voi l'abbiate già raggiunto e sarebbe molto bello, no? È un cammino di cui credo che non basti tutta quanta la vita per arrivare proprio alla pienezza, alla perfezione. In genere, quando si arriva proprio a capire che Dio è l'unico assoluto e tutto quanto veramente viene compreso in Lui, c'è un distacco dalle cose e dalle persone, no? Nel senso di buttare via tutto quanto, ma c'è un distacco dal usare le cose e le persone. Quindi diciamo così che il peccato, l'usare male di Dio, non so la parola usare, tanto per capirci, no? L'usare male di Dio, l'usare male di noi stessi, delle cose, delle persone, scompare. Per cui io riesco veramente a volere il bene di me stesso, di Dio e degli altri. E questo, se noi lo guardiamo nella nostra vita, nella nostra giornata, vediamo che è ancora da raggiungere. Per cui è un cammino da fare e non dobbiamo scoraggiarci se non vediamo ancora che Dio è veramente l'unica cosa che dà significato a tutto il resto, il centro è attorno a cui tutto quanto gravita e ruota. Questo quindi, il fare una scaletta delle nostre gioie, dei nostri desideri a cui concedere adeguata fiducia. Quindi una cosa importante, gli do tutta la mia fiducia e il desiderio di raggiungerla. Il secondo aspetto è quello di non accontentarsi mai di quanto si è raggiunto. Dicevo prima che abbiamo grandi possibilità e ce ne accorgiamo, no? Noi pensiamo di non riuscire a realizzare qualche cosa, ma quando si accende il desiderio escono fuori tutte le energie per raggiungere quella cosa. E quindi non dobbiamo mai sentirci arrivati. Quando abbiamo raggiunto un ideale, dobbiamo proseguire, andare oltre. E questo desiderio, no, dell'uomo di trascendere, parola difficile, scusate, trascendere sempre se stesso, cioè andare oltre se stesso, quindi di non accontentarsi mai, è qualcosa di profondo, altrimenti non ci sarebbe la tecnologia, non ci sarebbe niente, saremmo ancora lì con la nostra clava e accontentarci di quello. Io sono stato solo una settimana nelle nostre missioni in Africa, in un paese molto povero che si chiama Repubblica Centroafricana, che non è tra i più famosi dell'Africa, però è molto povero. E la povertà lì è dovuta proprio al fatto che l'uomo non ha molto senso di trascendenza, cioè si accontenta di quello che è e di quello che fa, si accontenta della miseria che ha, non lo dico superficialmente, si accontenta, è vero. La Repubblica Centroafricana è un paese grosso 2 o 3 volte l'Italia, con 4 milioni di abitanti, quindi ci stanno belli larghi. C'è terra buona e c'è anche l'acqua. Il clima, a parte le zanzare e la malaria, per il resto è abbastanza buono e si può coltivare, ma non c'è il senso di emancipazione, di tirarsi fuori dalla propria condizione. I bambini muoiono, quindi muoiono nelle famiglie, è già scontato che parte dei loro figli muoia, e non c'è quindi un desiderio di uscire da questo ciclo. E il lavoro dei nostri missionari è quello di far capire che si può andare un pochino oltre quella cosa, che ci vuole un po' più di fiducia nelle nostre capacità. Ecco, quindi è possibile che l'uomo si fermi ad un certo livello, ma non è normale.
per cui noi ce ne accorgiamo sollecitati da tante cose che possiamo andare sempre oltre. E quindi questo, la fede in Dio, la fiducia in Lui si colloca al termine, non che dobbiamo arrivarci per ultimo alla fine della nostra vita, ma si colloca in cima a tutte queste nostre, questa nostra possibilità di scalare, di andare oltre, di migliorarci. Ecco, il desiderio di Dio si pone là soprattutto quanto, e più scaliamo, più tiriamo fuori in noi le vere energie, non le energie che portano al male, ma le vere energie, quindi le virtù, tutti i doni che Cristo stesso ci ha fatto con il battesimo, e sicuramente arriviamo là, arriviamo a Dio. E quando ci arriviamo scopriamo che Cristo ci ha accompagnato in ogni momento della nostra vita, anche quando noi pensavamo ad altro o andavamo contro di Lui. E questa è una scoperta bellissima, spero che l'abbiate già un pochino fatta nel vostro cammino, che Dio vi ha accompagnato e vi sta accompagnando e non vi ha mai lasciati soli, anche nei momenti più difficili. Lui era forse l'unico che stava lì accanto a voi, no? Quindi si scopre che Dio non ci ha mai abbandonato e che Dio ha preordinato, cioè ha già disposto tutto quanto nella nostra vita per arrivare là, aveva già preparato tutto quanto. E la scoperta che ha fatto Agostino, che ha fatto tutti i santi, no? Ma che Agostino ha scritto nelle sue confessioni in modo splendido, no? Che il Signore lo aveva già guidato, è stato Lui a guidarlo fino a quel punto. Che il Signore, che era nella sua vita già presente, pian piano bussato, fino a quando aveva dato addirittura delle spallate perché lui si accorgesse che era dentro e che non era fuori, e che quelle gioie che lui trovava fuori, all'esterno, che riempivano la sua testa, che riempivano il suo cuore, ma che non davano la vera soddisfazione, ecco, erano messe lì come tante cose per distrarlo, mentre il Signore continuava a bussare e a invitarlo ad andare quindi verso di Lui, ad accoglierlo completamente. Con l'ultima cosa molto bella che dice il Papa, sempre in quella catechesi, è il fatto di non scoraggiarci se vediamo che nella nostra vita abbiamo preso delle strade sbagliate. Ripeto, non credo che sia forse il nostro che ci riguardi profondamente, può darsi che magari stiamo prendendo qualche strada che non va bene. Ecco, compreso nel desiderio di Dio c'è in qualche modo anche la possibilità della nostra debolezza, non che sia Dio a permettere o a farci andare fuori strada, no, assolutamente, ma il fatto che noi ci riscopriamo deboli, che abbiamo veramente sbagliato strada, ecco, non preclude, cioè non elimina il desiderio di Dio. E questa è una cosa bellissima. Per quanto noi sbagliamo, per quanto noi la combiniamo grossa, non viene annullato il desiderio di Dio. C'è sempre possibilità di ricominciare, non sarà facile, magari sarà anzi difficilissimo ritornare al punto in cui eravamo arrivati, però il desiderio continua a bussare dentro di noi. Questo, ripeto, non lo dico in primo luogo per voi, che sicuramente state facendo un bel cammino e che non avete, penso, preso grandi strade sbagliate, ma soprattutto per chi vi sta accanto. Magari conoscerete qualche amico che non ha il coraggio di fare il passo della fede perché si trova in una situazione povera, vuota nel suo cuore. Ecco, lì c'è il Signore che continua ad accudirlo, che continua ad accompagnarlo e che sollecita il desiderio, che lo chiama nel suo cuore. Per cui se lui ha il coraggio di lasciare quella situazione, di lasciarsi coinvolgere da Dio, la gioia sarà ancora più profonda. C'è più gioia, dice il Vangelo, ecco, per quella pecora in cielo, c'è più gioia in cielo per una pecora che ritorna, per una persona che si converte, che non per 99 giusti.
già sono nel cuore del Signore, che già sono vicini a Lui. E questa gioia noi sappiamo che viene partecipata, viene comunicata al nostro cuore. Quindi quando c'è la conversione, quando c'è il desiderio di ritornare dal Signore, la gioia è veramente tanta. Quindi se voi avete ascoltato qualche testimonianza di conversione qui nella vostra città, o magari guardando su YouTube avete visto alcune persone che erano su strade molto 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 lontane dal Signore, addirittura molto lontane dall'umanità, cioè dall'essere persone umane, e che ritrovano il Signore, la loro gioia è incontenibile, proprio perché c'è questa scoperta di colui che può dare significato, che può riempire la vita. E allora da cosa nasce? Quando uno si converte, normalmente c'è questo contatto di fiducia, di conoscenza, da cui poi nasce il desiderio di conoscere Dio, di conoscere Cristo. Ecco, io direi che può bastare. Non so se c'è qualche domanda, qualche riscontro, qualche non so, Marco non capisci niente, non so. Si è capito? Sono stato difficile. Non difficile. Non è una domanda difficile, però per stimolare come crescere nella gioia. Tu hai detto qualcosa di guardare dentro il proprio cuore, di vedere quali sono le gioie, fare una scaletta delle gioie, capire quali sono buone e quali non sono buone. Ma ecco, un consiglio pratico per crescere così, insomma. Quale strada per coltivare, far crescere il desiderio di Dio nel nostro cuore? Un pochino abbiamo detto questo percorso possibile, ma non credo che la gioia sia disponibile mettersi a tappe, cioè non è che possiamo, che ci sia un gioiometro, o diciamo che possiamo essere al punto giusto della gioia, no? Voglio dire, come diciamo così, che la gioia assume la sua pienezza e la sua grandezza quando si decide di fare un viaggio, cioè di cominciare una nuova vita. E allora lì è la piena maturità della gioia. Come quando ci si innamora, no? Quando è che si può cominciare un viaggio insieme? Quando non c'è più semplicemente il sentimento, è gioia di stare vicini uno all'altro, ma si decide, raggiunto un certo grado di fiducia, che può prolungarsi per tutta la vita, raggiunto una certa conoscenza dell'altro o dell'altra, no? Conoscenza assoluta dell'altra persona è impossibile, perché altrimenti sarebbe estremamente noioso poi passare una vita insieme se io pensassi di sapere già tutto dell'altra persona. Quindi c'è la possibilità di conoscerla sempre di più, giorno per giorno, e questo è il bello di vivere insieme, di condividere qualche cosa, no? Quindi quando conoscenza, fiducia e gioia, quindi la capacità di stare insieme, di stare bene insieme, vengono a pienezza, allora si può cominciare un cammino, che non vuol dire la perfezione, perché la perfezione è solo qualche cosa che riguarda l'aldilà. E così anche nella nostra vita di fede. Quando vediamo che sentiamo, abbiamo l'opportunità, è il momento di cominciare un cammino serio con il Signore, vuol dire serio, vuol dire con il muso, no? O con il viso tirato, ma
veramente un lasciarsi guidare dal Signore nella nostra vita, allora lì vuol dire che siamo a un grado buono, un grado di maturità, di gioia. Non so se può essere. Posso lasciare una piccola testimonianza di una coppia di quest'estate che è venuta lì al monastero, con cui abbiamo parlato, dove veramente mi ha colpito. Cioè, grazie a Dio non mi hanno fatto grandi domande, perché altrimenti sarei rimasto un pochino in difficoltà a rispondere loro, no? Invece due giovani con due figlie piccolissime. Lei è appena uscita da un tumore e una leucemia, diciamo così, sempre diciamo così sotto, che potrebbe morire da un momento all'altro questa ragazza, e eppure una grande gioia, una grande fiducia nel Signore. Veramente mi hanno dato una grande testimonianza, abbiamo fatto anche alcuni passi insieme quest'estate, e cioè, mi hanno insegnato molto sulla fede, la fede incarnata, quindi non semplicemente così come conoscenza del Signore, ma veramente una fiducia totale. Loro sanno che quella famiglia potrebbe rompersi da un momento all'altro, quindi con queste due bambine molto piccole la mamma potrebbe morire in qualsiasi momento. Eppure giorno per giorno affrontano la loro vita, i passi difficili, lei con tanta voglia di vivere, giustamente sta facendo un corso per imparare alcune cose, migliorare il suo lavoro, possibilmente anche fare un altro lavoro, quindi non vivono con la prospettiva della morte davanti agli occhi, ma la guardano con paura della morte, ma con fiducia nel Signore, con la consapevolezza dell'aldilà, di una vita che continua nell'aldilà, e mettendo nelle mani del Signore ogni loro passo, quindi le loro figlie, il futuro delle loro figlie, il futuro della loro famiglia. E veramente due persone piene di gioia, nonostante il buio in cui si trova, un po' come Geremia. Se non ci sono altre domande, ringraziamo Padre Marco Chiesa che ci ha appunto ricordato di guardare dentro il nostro cuore, vedere che in tutti noi c'è un desiderio di Dio, un desiderio infinito. Questo desiderio si riempie con la fede. Allora lo ringraziamo ancora, e noi ci vedremo, insomma, il prossimo appuntamento sarà l'anno prossimo. E ringrazio tutti, insomma, della presenza.